Oggi su TQ Films basta un dischetto di vetro ed è subito cinemino. Benvenuti su TQ Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Oggi, è scritto nel titolo, parliamo di filtri, e non quelli digitali di Instagram, ma di veri e propri elementi ottici che si interpongono tra obiettivo e il mondo esterno per ottenere risultati molto interessanti. Esistono anche filtri per luci, meglio dette gelatine. Se vi interessa ne possiamo parlare in una delle future puntate. Non dimenticate quindi di iscrivervi al canale. Prima di tuffarci e osservare i miei filtri fotografici preferiti, due parole per ringraziare lo sponsor di oggi, EasyAs. EasyAs è un'azienda di software che produce una svariata gamma di prodotti come strumenti per recuperare dati cancellati, fare backup, partizioni di hard disk, ma anche montaggio video con EasyAs Video Editor, il software ideale per chi muove i primi passi nel mondo video. Abbiamo fatto una recensione che potete vedere qui, la troverete in descrizione insieme al link per ottenere lo sconto del 40% all'acquisto di EasyAs Video Editor. Dunque, i filtri sono questi dischetti di metallo e vetro o materiali equivalenti che solitamente si avvitano sull'obiettivo. In alcuni casi esistono anche portafiltri per formati diversi, come quelli di quadrati, oppure quelli per cinema, che sono sempre quadrati, però vanno nel Matchbox. La stragrande maggioranza però sono a vite, solitamente si possono montare anche uno sopra l'altro, tipo i pancake se necessario, e combaciano con il diametro della vostra lente. Se non ricordate la taglia, spesso troverete un'indicazione sul tappo dell'obiettivo, se l'avete perso, se no sul bordo dell'obiettivo, o se no andate su Google. Esistono tantissimi filtri fotografici, da quelli tecnici a quelli stilizzati e colorati, insomma, era così che si faceva prima dell'avvento di Instagram, o meglio della fotografia digitale. Tuttavia nel mio zaino, anche se siamo nel 2020, troverete sempre tre filtri fondamentali soprattutto per girare all'esterno. Il primo è un UV Clear, ovvero un filtro che riduce i riflessi bluastri quando il sole abbaglia gli elementi ottici frontali dell'obiettivo. Inoltre, essendo molto economici, sono ideali per proteggere la parte più esposta della lente a graffi e polvere. Del resto poco male se si graffia un filtro che possiamo svitare e sostituire piuttosto che un intero obiettivo da centinaia di euro. Quindi, flares a parte, tenete sempre un UV clear per proteggere l'obiettivo. Il secondo filtro è davvero un must se giriamo di giorno, ovvero un filtro a densità neutrale, detti anche ND. Il modo più semplice per descriverli è dire che sono come degli occhiali da sole per la vostra videocamera. Infatti il loro scopo è bloccare parte della luce in ingresso e poter regolare con più facilità i parametri della fotocamera, senza dover per forza chiudere troppo il diaframma o aumentare la velocità dell'otturatore per, sapete no, per evitare di avere tutto smarmellato. Voglio che smarmelli. In questo modo potremo avere, anche in pieno sole, la libertà di scegliere stilisticamente le impostazioni, per esempio avere un bellissimo bokeh. Questo particolare ND è graduale, ovvero ha una ghiera che possiamo ruotare per aumentare o meno l'intensità del filtro. L'ultimo filtro di oggi è quello che io chiamerei l'ingrediente segreto della ricetta per fare bei video. Parliamo dei filtri polarizzatori. Un filtro PL, come quello ND graduale, ha una ghiera che, ruotata, filtrerà o meno la luce polarizzata, e quindi, pippone di fisica a parte, serve per rimuovere i riflessi della luce solare. Questo diventa di enorme aiuto quando ad esempio giriamo una scena all'esterno di un'auto di giorno e vogliamo vedere all'interno dell'abitacolo senza tutti quei riflessi. Il motivo per cui il PL è magico lo osserviamo nei colori del cielo, che diventeranno più blu, il mare non avrà più quei riflessi di luce sulla superficie e generalmente tutta quanta l'immagine acquista colore e vividezza direttamente in camera. E fisica. In conclusione, i filtri purtroppo vengono sottovalutati quando dovrebbero essere i vostri compagni di viaggio di fiducia quando girate, specialmente all'aperto. Devo riconoscere che un buon filtro come un polarizzante oppure un ND possono diventare piuttosto costosi, specialmente se presi di quelli delle taglie più grandi. Del resto però non ha senso mettere davanti al vostro obiettivo da 1000 euro un pezzo di plastica graffiato da qualche spicciolo, a meno che non sia un filtro UV, però quelli sono più da battaglia. Va bene, anche per oggi è tutto, troverete in descrizione il link per acquistare tutti i filtri di cui abbiamo parlato. E beh, visto che siete di passaggio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un pollice in su. Questo è TQ Films, io sono Daniele e voi fate bei video.